Oggi ho voglia di fare una torta con voi, ma una torta molto, molto speciale. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come vi ho preannunciato, oggi ho il desiderio di creare una torta con voi. Eh sì, ma non una torta fatta di panna, crema e pan di Spagna, una torta fatta solo ed esclusivamente di pannolini. Mi pare si chiamino wiper cakes. Sono delle torte, appunto, a più piani, fatte interamente di pannolini, da regalare per la nascita di un bimbo o per il battesimo. Io la regalerò al battesimo del cuginetto di Poti e la riempirò con tanti regalini significativi per la nostra famiglia e per Poti stesso. In pratica ho scelto una serie di oggettini che fossero degli oggettini che ho usato per mio figlio durante la crescita. Ci sarà il suo orsacchiotto preferito, naturalmente non i suoi oggettini, li ho ricomprati uguali, i calzini che più mi sono piaciuti che ha avuto, un body bellissimo. Ma per esempio, se voi voleste farla come regalo di nascita, potreste farcirla tutta quanta con shampoo, spazzolina, pettinino, tovagliette, insomma, sono delle idee regalo veramente carine. Unica accortezza, non sono per nulla economiche, perché già i pannolini hanno un costo e ce ne vanno un centinaio per fare la torta. E in più tutti i regalini, anche se decorate con delle rose di carta, con dei fiorellini, con delle girandole, con dei lecca-lecca per esempio, potreste regalare anche semplicemente la struttura di pannolini, punto e basta. Quindi con un costo vi verrebbe un pensierino leggermente con un costo più accessibile. Insomma, fate voi. Durante il video vi suggerirò anche dei pannolini ottimi. Sono i pannolini che usa Potino e sono i pannolini che mi ha suggerito, facendomi un enorme regalo, la madrina di Poti, Cristina, a cui mando un grande bacio. Ciao Cri. E insomma, lei mi ha fatto conoscere questi pannolini della Lidl e io li ho comprati dapprima con scetticismo, vi dirò la verità, perché ognuno per il proprio figlio pensa forse gli sto facendo un torto se non gli prendo i Pampers super blasonati, vi scorrendo l'Ines, non so che marche adesso ci siano in giro. Ma poi da quando li ho provati, vi giuro, non li ho più lasciati, perché il bambino non ha mai avuto un'irritazione, mai una esondazione, insomma. Hanno sempre tenuto e hanno fatto molto bene il loro dovere, con un grande grande risparmio, perché un pacco di 50 lo compro circa 8-9 euro, quindi immaginate voi che bel risparmio per tutte le famiglie. E se vi posso dare questa dritta, perché no? È anche questa l'idea di questo regalo, far conoscere a questa neomamma e a questo neopapà degli ottimi prodotti che consentano loro di risparmiare e di investire quei soldi che risparmiano in qualcosa per il loro piccolino. Ottimizzazione. Bene, quindi, detto che la torta non è economicissima, detto che però è un bellissimo regalo che vi farà fare un grande figurone, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo subito a costruire la nostra gigantesca torta di pannolini. Ecco l'occorrente per creare la nostra torta di pannolini. Innanzitutto un paio di forbici ben taglienti, degli elastici grandi, questi ci serviranno per tenere ben saldi i pannolini tra di loro. 3, perché io faccio una torta a 3 piani, ma ne servirà uno per ogni piano della torta, quindi a seconda di quanti piani vorrete fare la vostra torta. 3 anime di carta igienica, i rotolini di cartone, anche qui uno per ogni piano della torta. Poi della carta velina, del colore a tema della torta, e la mia torta sarà bianca e azzurra, quindi io la carta velina l'ho presa tutta azzurra. Questi sono vari fogli, non so quanta me ne servirà, ve lo dirò durante il lavoro. La colla attacca tutto, o una colla a caldo. Io penso che userò per tutto il lavoro la colla a caldo, ma non si sa mai, ho preso anche l'attaccatutto. Un tubo circolare dell'altezza della torta. Questo naturalmente lo scoprirete mentre farete il lavoro, quindi dovrete tagliarla al lavoro finito. Questo è un tubo che è l'anima di una carta per foderare i libri, quindi lo troverete agevolmente in qualunque cartoleria come anima di carte riso, di tutte quelle carte morbide che di solito vengono avvolte in un supporto rigido. Un cartolaio penso che ve lo possa anche regalare, ma anche un tubo da tipografia, da fotografi, insomma un qualcosa di circolare che vada posizionato al centro della torta e che sia lunga quanto tutta la sua altezza.
del nastro, del colore della torta. Anche qui non posso dirvi io la lunghezza, dipende dalla vostra torta. Casomai prima la fate, poi ne misurate la circonferenza e con questa in pratica andremo a delimitare tutti e a rifinire tutti i margini della torta. Poi, come tutte le torte che si rispettino, dei sottotorta, uno per piano, questi in cartone che sono facili da modellare e da manipolare e costano veramente poco, tutti e tre li ho pagati intorno ai 5 euro. Naturalmente i nostri protagonisti, i pannolini, io userò questi, i Toujours, comprati alla Lidl, e proprio in questo consiste il regalo, nel fatto di far conoscere a questa neomamma la possibilità di avere dei pannolini ottimi a un prezzo economico. Ora qui sembra che faccia pubblicità alla Lidl, effettivamente è un ottimo prodotto e gliela faccio del tutto gratuitamente, perché Poti usa questi pannolini, non gli hanno fatto venire mai un'infezione, non gli hanno fatto venire mai un'irritazione, hanno sempre contenuto tutto quello che Poti ha prodotto, e Poti produce, gente, produce, e quindi sono degli ottimi pannolini ad un prezzo veramente onesto, perché una confezione con 50 pannolini, ora Poti è grande, quelle per i bimbi più piccoli sono più piccoli sono i bimbi, questa è la 4, perché il bimbo a cui lo stiamo regalando peserà sui 9 kg, però più piccolo è il bimbo, più pannolini ci sono nella confezione, e paradossalmente mi pare che meno costi. Una confezione con 50 pannolini ha una media di 8,50 euro mi pare, quindi un prezzo molto molto onesto, e sono ottimi. Ogni torta che si rispetti va preparata in teglie. Io ho le mie teglie per fare le torte, queste sono delle teglie professionali, ma non occorrono queste, una qualunque teglia, l'importante è che abbiano la circonferenza, il diametro in pratica della torta, del piano della torta che vogliamo fare. Quindi in pratica la torta andrà costruita ogni piano dentro una teglia e poi sformata e impilato l'uno sull'altro, ma sarà più semplice spiegarvi facendovelo vedere. Ma non ci stiamo dimenticando la cosa più importante, manca i giocattoli. No, non ti ho dimenticato, orsacchio, ora ci sono i giocattoli, e adesso elenchiamo tutti i regali che andremo a fare a questo bimbo. In primis orsacchio, lui è stato scelto veramente con il cuore, perché è il pupazzo preferito di Poti. Non sto regalando quello di Poti. Poti ne ha uno di questi un po' più piccolo ed è il suo orsacchiotto compagno di avventure in macchina, il nostro salvavite quando ci dobbiamo mettere in viaggio, gli fa tanta compagnia, e così ne abbiamo voluto uno un po' più grande per il piccolo Giuseppe, che è il piccolo a cui andrà la torta. Non c'è bimbo se non ci sono le paperelle della Chicco, quindi anche questo è grande gioco di Poti, abbiamo voluto riproporlo anche a questo bimbino, le paperelle galleggianti della Chicco, divertentissime perché sono morbide ma nello stesso tempo possono essere usate durante il bagno. Chi mi segue ricorderà anche questo body e queste calzine che Poti ha usato nei primi mesi della sua vita. I love mom, I love dad, e il body I love mom, a maniche lunghe, già che siamo quasi a settembre. Questi li potete trovare da H&M e sono comunque a prezzi accessibilissimi, sono molto carini, mi andava di regalarli. E infine non ho potuto resistere dal prendere una tutina a forma di papera, guardate che bella, c'erano tantissimi animali e della prenatal, ma a forma di papera c'era solo questa, veramente veramente bellina. Bene, questi sono i regali che noi andremo a mettere nella nostra torta, ma naturalmente voi confezionatela come meglio credete, potete anche confezionarla per esempio con tutte le cosine da toilette, il borotalco, la pomatina, siccome il bimbo a cui la regaliamo ha 5 mesi queste cose presumo le abbia già, ma se la volete fare per esempio come regalino di nascita, e allora potete confezionarla col doccia shampoo e via discorrendo, insomma sbizzarritevi. Insomma, sbizzarrite anche in questo la vostra creatività. Serve anche del tulle azzurro, perché io la torta la sto facendo azzurra. E poi ci occorrono anche un tagliapalza e una forbicina. Bene, cominciamo il nostro lungo lavoro. Come prima cosa io prendo il tagliabalze, il tubo che sarà all'altezza della torta è il primo piano della torta stessa, e mi preparo la base su cui poi andremo ad impilare mano a mano tutta la torta. Come prima cosa quindi apro il tagliabalze, lo assicuro ben bene con la fermatura in modo che non mi tagli, quindi fatelo anche voi, e più o meno approssimativamente mi faccio la circonferenza del tubo. Mi segno
Olè. Fatto ciò, pratico un taglio a croce. Uno e due. E non sfondo la circonferenza, ma cerco di aprire questa croce. Così, in modo che poi io faccia scorrere il tubo dentro e con i lembi che rimangono possa attaccarli saldamente al tubo stesso. Perché sennò poi con l'oscillare del movimento, portandola magari piglia e si staccano, e noi questo non lo vogliamo. Perché ho preso le forbicine? Perché questi supporti sono abbastanza duri. Allora, sollevandolo da una parte e aprendo un po' le forbicine, in pratica fate un'azione di accoltellamento controllato, perché col tagliabalzo è pericoloso fare questa cosa. E una volta aperto il foro, sempre lasciandolo staccato dal piano da lavoro, se no bucate il tavolo, continuate il lavoro di apertura. Fatto questo, provate, naturalmente non entrerà. Adesso piano piano allargate i tagli della croce fin quando l'anima entrerà fitta fitta. Quindi non ve l'ho fatto fare subito a misura, perché poi se tagliate troppo mi rimane lento. Quindi piano piano, arrivati a questo punto, dopo aver abbassato le prime linguette, continuate ad allargare la croce da tutte e quattro le parti, quindi pochissimo, perché allargando un po' da ogni parte il buco diventa sempre più grande. Proviamo adesso. Perfetto, forzando un po' entra. E facciamo scorrere ben bene il tubo. Olè. Così. Ora tutto questo dobbiamo incollarlo saldamente alla torta. Quindi, pistola a caldo. E attenzione a non bruciarvi. Incollate un lato. Tenete ben premuto. Ai. Ok. Poi anche qui, anche qui e anche qui, cioè fate diventare un tutt'uno questo girellino e lasciatelo riposare finché non si sarà ben solidificato. Nel frattempo costruiamo il primo piano della nostra torta di pannolini. E allora prendiamo i pannolini e usciamoli dal pacco. Eccoli qua, ce ne servono un bel po'. E cominciamo a confezionare la nostra torta di pannolini. Allora, vedete il pannolino? Poggiatelo, è già naturalmente un po' curvo. Bene, poggiate questa curva sulla teglia e mano a mano adagiate al suo interno sempre un pannolino nuovo, lasciando sempre un margine alla stessa distanza, quindi 2 cm, 2 cm, 2 cm. Oppure potete farlo aggiungendolo da quest'altra parte una volta cominciato, che viene anche più semplice. Quindi 2, l'importante è che sia ordinata e la distanza tra un pannolino e l'altro sia sempre la stessa. Vedete? Circa 2 cm di disavanzo su ogni pannolino. E badate bene che esca soltanto il lato bianco, che non risulti la parte con la scritta, ma la parte quindi del cavallo del pannolino. Quindi non della vita, ma del cavallo. Ovviamente lavatevi le mani prima di farlo, sono cose, cercate di farla nel rispetto dell'igiene. Sono raccomandazioni stupide, lo so che siete molto puliti, molto più di me, però è bene farle. Fantastica. E adesso cominciamo ad accavallare. Questa è una parte molto importante. Quando il giro finisce, dobbiamo arrivare a finirlo stringendo gli altri pannolini.
E allora, continuiamo, li stringiamo e infiliamo. Ok, stringiamo e infiliamo. Stringiamo e infiliamo. Schiacciate bene. Stringiamo. E infiliamo. Bene, adesso fatevi un controllino di tutti i margini dei pannolini e state attenti che siano distanti tutti alla stessa maniera l'uno dall'altro, quindi ordinateli ulteriormente. In caso tirateli dalla codina un po' in dentro se sono troppo in fuori, o usciteli dalla tessolina un po' in fuori. Per esempio questo è un po' in fuori, allora lo prendo dalla codina e lo tiro più dentro. Questa sistematina darà un effetto ordinato alla circonferenza della torta e quindi più piacevole alla vista. Beh, abbiamo finito il primo piano, però dobbiamo rifinirlo. E allora prendiamo della carta velina. Questo foglio, che è 1 x 70 m, io lo dividerò per 3 lungo la linea di 70 cm. E neanche stando troppo attenta alle misure, quindi in maniera abbastanza libera. Ok, così visto. Ecco il taglio a balza. Taglio. Guardate, ho misurato la carta, eppure troppa, potete anche tagliarla in due ulteriormente. E allora sporcate la carta all'inizio con della colla a caldo, così poggiate il rollino e arrotolatelo molto semplicemente. Arrivati alla fine, sporcate dentro a rullo di carta e piegate dentro. Quindi sporcate dentro al rullo, così buttate della colla così, spero si veda. Comunque basta che la colla arrivi a toccare il cartone e piegate dentro. E il rollino almeno è presentabile. Stendete però molto bene la carta, perché questo dovrà scorrere poi sul tubo di cartone che abbiamo posizionato precedentemente. Fatelo per tutti i rollini, quindi uno per ogni piano, fatelo per 3 volte, ve lo faccio vedere solo adesso naturalmente. Alla fine del nostro arrotolare avremo i nostri 3 rollini azzurri, quindi riprendiamo la nostra torta di pannolini e posizioniamo bella al centro uno dei nostri rollini. Così. Visto? Adesso dobbiamo sformare. E lo sformo qui sul piano da lavoro. Piano piano. E ci vuole qualcuno che mentre noi lo sformiamo tenga la situazione ben ferma. Anzi no, sformiamolo a metà così. Tieni la teglia a mano. Arrivati a metà, prendiamo il nostro elastico e... Mano, lascia un attimo, con scatto felino, un po' vostro, un po' di mano, tienila sollevata, tieni sollevata la teglia. Mettete l'elastico, quindi togliete la teglia. Perfetto. Oh, benissimo. E quindi adesso, con nonchalance, aggiustate l'elastico. Visto che viene bello il piano? Tutto ordinato, tutto pulito,
Carinissimo, vero? E conserviamolo, guardate, io lo conservo dentro la teglia stesso e fate gli altri tre piani nello stesso medesimo modo, perché l'unica cosa che varia è la circonferenza della teglia, e via via vi verranno torte sempre più piccole. Ora mettetevi comodi, seduti, perché comincia il lavoro un attimino di rifinitura. Quindi ricavatevi delle strisce di velina dell'altezza di 10 cm circa. Anche qui le misure non sono da fare in maniera, da prendere in maniera millimetrica. Comunque, delle strisce di velina. Ecco, con ogni striscia fate un rollino. Così. Schiacciatelo dove finisce la carta e tagliate da una parte e dall'altra. E così, in un sol colpo, vi sarete tagliati tanti pezzettini di carta velina. Adesso dovete piegarli a metà, tutti quanti, in modo che abbiano un lato ben rifinito. Ok? Adesso rifiniamo il tutto, quindi un puntino di colla, e attacchiamo bello alto la nostra cartina, così, e accanto un altro puntino, proprio qui a cavallo, e la cartina proprio sopra. E poi sporchiamo ancora il puntino e la mettiamo proprio sopra. E nel frattempo, piano piano che costruiamo, gireremo verso sotto con la colla, sporchiamo anche il retro delle cartine e tac, appiccichiamolo dall'altra parte, in modo che il giro torta venga tutto pulito e del colore desiderato soprattutto. Ragazzi, buon lavoro. Naturalmente esistono anche i sottotorta, voi che non siete pazzi potete usare anche quelli lamerlettati, insomma potete usare qualunque cosa, oppure foderarlo liscio del colore che preferite. A me piaceva questo andamento plissettato, ma voi, ripeto, fatelo come meglio credete. Capisco che un lavoro di questo genere è un lavoro molto lungo e molto molto rifinito. Adesso impigliamo i vari strati della torta. Numero 1, quindi secondo vassoio, tacchete, e secondo strato arriva. A questo punto abbiamo la nostra torta di pannolini bella e pronta, però dobbiamo rifinirla, mettere i nastri e soprattutto confezionare i regalini. Quindi adesso procederemo al confezionamento dei regalini. Guardate qui, ho tagliato un 10-12 cm in più rispetto alla torta, perché proprio qui attorno metterò gli altri regalini e invece il resto l'ho tolto, ne è avanzato più o meno così. Quindi adesso procediamo all'impacchettamento dei regalini. Ok, cominciamo a confezionare i regalini, la tutina. Io mi aiuterò con della colla calda anziché dello scotch, non mi piace da usare lo scotch, però state attenti al solito a non bruciarvi. Ok, quindi pieghiamo il nastrino a metà e pratichiamo un taglio trasversale, sac, con una forbice che tagli meglio, ok, in modo da fare questo effetto da una parte e dall'altra. Ok, quindi confezioniamo a caramella e non ci preoccupiamo se è troppo lungo, poi lo taglieremo ad arte, cioè in maniera carina. Quindi stringiamo ben bene
facciamo il fiocchetto, un fiocchetto normalissimo. E poi fiocchetto anche dall'altra parte. E poi ritagliamolo un po'. Pesante, stropicciamo un pochettino i margini così e così, un taglio curvo che voi vedete, stropiccerete un po'. Caramella numero 1 pronta. Adesso dobbiamo rifinire la torta. Come vedete, io ho messo il nastro nei tre piani, purtroppo mi si è spenta la videocamera e quindi tutto questo passaggio è saltato, ma vi faccio vedere come ho fatto. Preso il nastro, l'ho semplicemente adagiato così, ho preso la circonferenza e ho tagliato un po' in eccesso e dopodiché, semplicemente con la colla a caldo, ho messo così un po' di colla e ho adagiato, e state tranquilli perché tiene benissimo senza bruciarvi, mi raccomando. Bene, fatelo per tutti e tre i piani della torta, molto semplice. Adesso facciamo i fiocchetti per il nostro i piani della nostra torta. Fare i fiocchetti è molto semplice. 1, 2, 3 e 4, sistemarlo, ok, e dare al centro un colpo di pinzatrice. Ok, quindi tagliare l'eccesso. Ecco qui, il nostro fiocchetto è fatto. Se vogliamo fare le codine, è molto semplice. Basta tagliare un po' di nastro, come al solito dare l'effetto a coda di rondine, così, e metterli o uno dritto così, oppure e metterli dietro il fiocchettino, così, se vogliamo farlo scendere dalla torta. In questo caso possiamo tranquillamente appiccicare i pezzi con la colla a caldo. 1, 2 e 3. E il fiocchettino è pronto. Io già ne avevo preparato un altro e ne ho già due pronti. Ne faccio 2 o 3, deciderò strada facendo. Allora, adesso ci siamo dati un po' agli agghindamenti. Ho foderato con della velina il tubo che si vedeva prima nudo e crudo e non mi piaceva. E in più ho vestito Orsacchio un po' meglio, perché gli ho messo un fiocchettone azzurro, come azzurri sono i fiocchi della torta. Adesso appiccico il fiocco che ho pensato mettere solamente in un piano, cioè questo qua. Perché voi mi direte, perché sta bene così? Vi faccio vedere. Colla a caldo, tanta colla a caldo, e splat, attacchiamo il nostro fiocchettone che scende, vedete che carino? Olè, diamogli il tempo di appiccicarsi ben bene. Ora io gli do un aiutino anche tra un giro e l'altro, sempre di colla a caldo, perché ho paura che si sciolga. 1. Adesso state attenti con la colla a caldo, perché è rognosissima, nel senso che fa tutti i filini, e nella parte finale dobbiamo evitare che si creino appunto questi filini. Per questioni di inquadratura vi dico subito che voi non potrete vedere la torta tutta completata qui in videocamera, però non vi preoccupate perché vi metto tante foto con l'orsacchiotto montato e tutto. Intanto vado a prendere i regalini, appiccichiamo i regalini. Dove c'è l'incollatura del nastro, lì vado ad appiccicare i regalini in maniera che poi non si vedano. 1
così. Allora, e l'altro lo metto sempre al primo piano, così c'è meno pericolo che cadano. E tac, bello appiccicato, anche qua. La rimetto dritta. Adesso mettiamo i giocattoli. Ho sconfezionato le paperelle della Chicco e ho lasciato sotto il cartoncino della confezione. Primo, per far vedere che così almeno sono nuove, non sono riciclate, e secondo, si sa mai, e secondo per creare una base d'appoggio per poterle appiccicare. Una e la piccolina, due. E le paperelle sono sistemate. Alla fine di tutto metterò orsacchio poggiato qui che tiene un regalino, così, anzi meglio così. Ok, e qui davanti appiccicherò la G, che è il nome l'iniziale del nome del bimbo, che è una G della Thun. Vi faccio le foto, ragazzi, perché riprenderlo tutto è impossibile. Di regalarla e di vedere le facce che faranno. Spero che la capiscano. Come tutte le cose homemade, sto correndo il rischio che non venga capito, che si pensi lo sta facendo per risparmiare, ma insomma le cose fatte col cuore io penso che debbano essere accettate per quello che sono, lo spero almeno. Fatemi sapere voi cosa ne pensate dei regali fatti a mano. Per esempio, per me è sempre stato io a Natale avrei, o a Pasqua, per tutte le ricorrenze, vorrei sempre regalare qualcosa di fatto da me, di creato, ma poi mi privo di farlo, perché poi penso, e se crede che l'abbia fatto per risparmiare, quando noi sappiamo, noi che creiamo, sappiamo bene che i materiali, tutto quello che mettiamo per creare qualcosa ha un costo, tanquam, spesso superiore a quello delle cose già pronte, però molto spesso c'è questo preconcetto sull'homemade, che è l'artigianato. Se lo compri nella bancarella va bene, se c'è il bollino fatto da va bene, ma se lo facciamo noi viene spesso frainteso. Ma perché? Perché le persone spesse volte sono così limitate e si precludono questi piaceri? Voi che ne pensate? Voi regalate le cose fatte in casa bene? Se sì, e se siete coraggiosi come me, scherzo naturalmente, se sì però scrivetemelo e scrivetemi, datemi qualche idea sui regalini homemade da fare, magari per le nascite, così le mamme che guardano questo video potranno avere una serie di idee, oltre la mia, da aggiungere e magari da mettere all'interno della torta di pannolini. Bene, spero di avervi tenuto compagnia, spero che questo video alternativamente creativo vi piaccia e vi mando un grande bacio da Ombretta e da Arte per Te. È tutto, arrivederci!